e benvenuti alla quarta lezione del corso online di Taekwondo dell'Istituto Culturale Coreano. Inizieremo sempre con la parte di riscaldamento e allungamento, il link lo trovate sempre qui in descrizione. Terminata la fase di allungamento, proseguiamo con il quarto esercizio di plank. La posizione iniziale sarà sempre la stessa, sarà una combinazione dei due esercizi precedenti. Quindi, la posizione a terra, andiamo ad alternare braccia e gamba. Ricordate sempre di alternare braccio destro e gamba sinistra, braccio sinistro e gamba destra, per una semplice questione di equilibrio. Il numero di ripetizioni sarà sempre lo stesso. Vi consiglio, una volta presa dimestichezza con gli esercizi, di andare a sommarli durante il vostro allenamento. Abbiamo eseguito nella lezione precedente il calcio frontale, che abbiamo detto che è il calcio base del Taekwondo, perché da questo poi si vanno a diramare gli altri diversi calci. Ovviamente abbiamo saltato una fase importantissima, che è quella della guardia. Durante il combattimento, come tutti gli altri sport da combattimento, mi viene in mente la box come esempio principe, ogni atleta ha una sua posizione di guardia. La box banalmente sarà un saltellamento con le braccia sollevate, scusate, non sono mai stato un boxer. Nel Taekwondo, classicamente, la posizione di guardia si esegue partendo dai piedi, larghezza spalle, facendo un passo in avanti, in deambulazione e ruotando i piedi di 45 gradi. Il braccio anteriore è attaccato al fianco con l'avambraccio orizzontale e l'altro avambraccio è in diagonale di fronte al tronco. Al contrario della box, in cui lo step viene alternato sui due piedi, classicamente nel Taekwondo lo step viene effettuato contemporaneamente su ambo i lati, facendo attenzione a non saltare, quindi staccare mai l'avampiede da terra. Dobbiamo avere sempre un appoggio, i talloni sono sempre sollevati affinché noi possiamo calciare sia con la gamba anteriore che con la gamba posteriore. Al contrario, se avessimo una fase di deambulazione, quindi di alternanza di appoggio tra i due piedi, in questa fase non potrei calciare con la gamba posteriore, in quest'altra non potrei calciare con la gamba anteriore, a meno che di appoggiare e calciare successivamente, il che andrebbe ad allungare i tempi di risposta del calcio. In vista laterale, come abbiamo detto, la guardia sarebbe questa. L'avambraccio che copre il tronco, che è bersaglio del nostro avversario. Le ginocchia sono sempre flesse per dare già una precontrazione della nostra muscolatura per calciare. Nell'evoluzione del Taekwondo, soprattutto dall'introduzione dei giochi olimpici di Sydney 2000, sia il regolamento, le modalità di gara hanno fatto sì che la guardia, la fase atletica del Taekwondo, si sia evoluta nel tempo. Attualmente, invece di avere una posizione centrale tra i due piedi, la nostra posizione iniziale è molto arretrata. Questo perché nell'evoluzione stiamo prediligendo l'utilizzo della gamba anteriore. Questo fa sì che con il peso posteriore la gamba sia molto più leggera e pronta a calciare, mentre il caricamento sulla gamba posteriore ci dà la possibilità di spostarci, che è la gamba dove si va a spostare la nostra posizione. Anche la guardia delle braccia è cambiata molto. Partendo da questa posizione classica, noi abbiamo una posizione molto più bassa delle mani perché questa guardia è legata a un regolamento di combattimento dove l'atleta non poteva parare le tecniche, non poteva ostruire con gli arti superiori le tecniche dell'avversario. Il regolamento negli ultimi anni è cambiato e potendo parare con gli arti inferiori la tecnica dell'avversario, queste sono molto più basse, ovviamente, perché la posizione di partenza del calcio dell'avversario parte da terra, quindi siamo molto facilitati a bloccare l'esecuzione di un eventuale calcio al momento della partenza. Altro discorso è per lo step,
dove, mentre abbiamo parlato di questo tipo di step molto classico, adesso si lavora molto più staticamente a terra con dei piccoli spostamenti per il discorso che facevamo prima, quindi per avere sempre la gamba di appoggio che ci dà la spinta per dare il calcio sempre a terra e carica. Questa posizione nasce prevalentemente perché il primo calcio è quello più utilizzato durante i combattimenti, è il cut. Ne abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti, ma lo approfondiamo in questo caso per i nuovi. Il cut è semplicemente un calcio dove, invece di andare a colpire con la parte del dorso che abbiamo visto col calcio frontale, andiamo a colpire con la pianta del piede. Quindi siamo molto caricati posteriormente, questa gamba è molto leggera e andiamo a calciare. La meccanica del movimento è che proprio perché questa gamba è molto leggera, questa si deve alzare immediatamente. Sarà poi la gamba posteriore che abbiamo caricato nella nostra posizione di guardia a farci traslare con il nostro corpo. Al rallentatore è questo. Questa combinazione è la base per il calcio del taekwondo moderno, dove poi l'evoluzione sarà calciare con il cut per andare a cercare di trovare il bersaglio. Frontalmente io mi trovo in questa posizione, l'avversario sarà speculare e il primo punto di impatto sarà il fianco, quindi andremo a calciare con la pianta sul fianco del nostro avversario, anche perché abbiamo detto che le guardie adesso sono molto più basse, non c'è più questo avambraccio che va a coprire questa parte del corpo. L'evoluzione è possibile farla con il cut e calciando con l'altra gamba. Ho accennato un calcio, non l'ho volutamente calciato per dare spazio poi alle altre tecniche successivamente, o calciare con la medesima gamba. Quindi cut, poggio, calcio, o in alternativa cut senza appoggiare la gamba anteriormente, calcio, cut. Ci sono poi diverse combinazioni con le diverse tecniche da poter effettuare. Andremo a vedere con Angelica e Martina due esempi molto semplici e molto frequenti durante le gare in questa fase successiva. Faremo, come dicevamo, l'esercizio con Angelica. Questo è il bersaglio principale per il cut, che è un calcio in cui tutto il peso del corpo, dicevamo, si va a scaricare sull'avversario, ed è il bersaglio migliore perché va a riprodurre quello che è la parte utile della corazza per il punto. Guardia. Ricordiamoci sempre di sollevare prima la gamba anteriore e poi eseguire lo spostamento. Facciamolo veloce nuovamente. Ancora. L'utilizzo più frequente sul cut è come prima tecnica di una sequenza. E attualmente la tendenza nelle gare di combattimento è di utilizzare la stessa gamba per effettuare un'ulteriore seconda tecnica senza riappoggiarla a terra. Andremo con Angelica a fare il cut iniziale e gli opuriki, anche questo è un calcio che abbiamo già visto, senza appoggiare la gamba a terra, ma andare direttamente a bersaglio. Via. Come avete visto, Angelica dopo il cut non ha appoggiato la gamba a terra, che sarebbe un tempo morto sia in fase di discesa che risalita, e saremo in balia dell'avversario. Invece con la gamba già ad altezza busto, gli basta un piccolo sollevamento per andare sul bersaglio più prezioso durante il combattimento, che è la testa. La seconda opzione, in questo caso ci aiuterà Martina, sarà di calciare con entrambe le gambe, quindi primo calcio sarà sempre il cut, il secondo calcio invece di andare banalmente su un calcio in proiezione diretta andremo a fare un calcio con rotazione, quindi che ci aumenterà il punteggio in fase di combattimento. In questo caso in particolare andremo a fare cut e il tichaki, il calcio indietro, quello che abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti.
aperto. Vorrei farvi analizzare alcune parti di questi calci. Sia Angelica che Martina sono partite da una posizione molto arretrata. Questo perché nella meccanica del cut, come ho detto, il nostro peso del corpo deve stare più dietro possibile per lasciare la gamba che va a calciare più leggera, perché sarà questa a dover sollevarsi immediatamente e con la gamba d'appoggio già caricata che ci dà la spinta giusta per poter avanzare. Ma come? Con una gamba che è già in protezione e che ha già avanzato una parte di traiettoria per arrivare a bersaglio. Con questo concludiamo questa lezione, ringraziamo sia Angelica che Martina per il loro supporto e ci vediamo alla prossima puntata, grazie.